Ieri mattina all'ex tabacchificio di Cafasso, nel comune di Capaccio Pestumo, l'architetto Stefano Boeri ha presentato, alla presenza dei sindaci e dell'assessore regionale Bruno Discepolo, il progetto preliminare del Masterplan Litorale Salerno Sud. Collegato da remoto, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. È un passo avanti importante per il lavoro che, in qualità di delegato del presidente De Luca, per il Masterplan portiamo avanti, ha dichiarato il sindaco di Capaccio Pestumo, Franco Alfieri. Io credo che c'è attesa innanzitutto, ma non ci dobbiamo aspettare clamori, nel senso che la vera novità è che 8 comuni, 50 km di costa, circa 320.000 abitanti e più di 300 km quadrati di territorio ragionano insieme. Cercano di affrontare in maniera sistemica i problemi che ci sono e di organizzare le risorse che sono lì da tempo e soprattutto cerchiamo di eliminare del degrado che credo sotto gli occhi di tutti, soprattutto sulla fascia litoranea. Tutto qua sono delle cose semplici, ma sono delle cose semplici che finora sono rimaste lì perché i comuni non hanno mai ragionato tra loro e il master plan è lo strumento credo utile, necessario, opportuno, ma anche innovativo per fare tutte queste cose. Lo ha fatto la Regione, lo abbiamo fatto noi sindaci del territorio, abbiamo ascoltato, abbiamo messo insieme tutto quanto c'era da apprendere, perché non è che un territorio che è un deserto o è fermo, ci sono tantissime iniziative che già la Regione Campania con i fondi europei sono state finanziate, quindi sulle cose che già stanno avvenendo ma che sono state messe a sistema costruiremo una strategia con la grande regia di Stefano Boeri, che io credo sia un nome che garantisca lungimiranza, visione e soprattutto quel piglio in più che probabilmente mancava al territorio. Oggi noi presentiamo un preliminare che in qualche modo imposta un lavoro molto importante per far diventare questo pezzo della costa a sud di Salerno, io credo e spero, un esempio per tutta Italia, nel senso che è un territorio che può davvero, ha le risorse, le potenzialità per diventare una parte del futuro di questo paese dal punto di vista della ricostruzione di una situazione balneare importante e che riconduca la possibilità di uso dello spazio pubblico del litorale. Pensiamo alla enorme possibilità di rendere l'attività agricola, l'attività zootecnica sostenibile attraverso anche un grande uso delle energie rinnovabili. Un'infrastrutturazione che renda sostenibile e anche molto più efficiente l'attraversamento di questo territorio, quindi un grande investimento sulla forestazione, la ricostruzione della pineta. Ci sono una serie di pilastri importanti di questo progetto che oggi presentiamo. Sì, oggi è una tappa importante in un percorso di avvicinamento alla redazione di un programma integrato di valorizzazione, il master plan cosiddetto del litorale di Salerno Sud, che è un ulteriore tassello che si iscrive in una strategia generale che come Regione Campania stiamo portando avanti da alcuni anni in termini di programmazione e allocazione delle risorse nel quadro di una pianificazione in particolare paesaggistica che si sta completando. È uno strumento innovativo questo dei master plan che abbiamo già sperimentato per il litorale Flegreo-Domizio, che oggi con quello di Salerno fa un altro ulteriore passo in avanti, tra poco inizieremo a lavorare anche a quello del Cilento Sud.